Prima ci sono le condizioni, adesso noi ragioniamo con degli schemi razionali. E secondo gli schemi razionali il governo dovrebbe essere già caduto. E invece il governo sta andando avanti, perché purtroppo le scelte dipendono da ruoli e condizioni di sopravvivenza o meno, di affermazione o meno, di alcuni soggetti che hanno in mano le leve reali delle scelte che ci sono da fare. Quindi fare delle previsioni in condizioni nuove come queste è davvero totalmente azzardato. Un governo normale in queste condizioni sarebbe già andato a casa da un pezzo. Penso che entro luglio non esista la possibilità per ragioni, cioè esiste, formalmente esiste, ma mi sembra che non si dia. La domanda che si stanno ponendo è se settembre o no. E comunque io credo che qualsiasi scelta venga fatta sarà frutto di un azzardo, di una scommessa che uno dei due contendenti farà. Se dovesse dipendere dal Presidente della Repubblica, io credo che gli direbbe: cari signori, andate avanti. Il Presidente della Repubblica, d'accordo con Conte, ha già deciso che con l'Unione Europea si tratta e non si litiga, e quindi perché dovete portare a casa? Adesso c'è una modifica prima di luglio da fare, perché i conti non stanno funzionando, perché l'Europa, la risposta che gli è stata data, la letterina, era assolutamente generica e insufficiente. Quindi per non avviare una procedura vuole che adesso si mettano lì un po' di miliardi. Salvini vuole prenderli dai condoni, gli altri non è chiaro da dove vogliono prenderli. Quindi c'è da fare questa cosa e poi c'è una manovra durissima che contrasta con i programmi di governo, perché fare la flat tax e poi non funziona. Non funziona, perché o ci sono per una roba i soldi o ci sono per l'altra, perché se fai la flat tax poi c'è il problema dell'IVA che non riesci a scaricare la norma sull'IVA, non mi viene il termine. E quindi è una situazione complicatissima. Siamo dentro una partita a poker. Allora, il problema dell'aumento del